Alba, 18 giugno 2018. Nella notte, questa piccola città piena di risorse si vede sopraffare un quadro di grande importanza, il concertino, dipinto da Mattia Preti. Le ultime persone ad averlo potuto vedere sono coloro che hanno lavorato per il progetto Viaggio nel Barocco Inglese. Sono ragazzi giovani e determinati che hanno lavorato come guide presso i centri di cultura più importanti di Alba. Il colpevole è sicuramente tra di loro. L'unica persona che può scoprire il colpevole è Matthew Slope, investigatore di grande fama. Li interrogherà uno a uno per scoprire la verità sul furto. Era ora per Matthew Slope di interrogare i sospettati. In mezzo avevo una visita guidata. E questa visita di guidata dove si trovava? Ci siamo incontrati al Museo Diocesano, siamo passati per la chiesa del Duomo di Alba. Qui ad Alba quindi, eh? Sì. Ok. No, nessun problema. E cosa ha fatto vedere in questa visita? Io mi occupo della chiesa di San Giuseppe. La chiesa di San Giuseppe? Sì. Ti faceva vedere per caso un quadro? No, nessun quadro. Io mi occupavo della facciata, delle colonne o qualche cosa del significato. Io ero lì a fare le foto. Tutte le foto fatte da me, modestamente, sono venute bene. Quindi lei è passato da opera, diciamo. Certo. A fotografare ogni opera, quindi sa anche dove si trovano tutte. Tutte. Oddio. Qualcuno non me la ricorda, forse c'era un quadro di un vescovo, mi pare. Okay. Una roba del genere. Che non... Sì, Viaggio nel Barocco Albese, la ricordo. Sì. Pure lì. Quindi... Ma poi quel quadro senza senso, io non ho capito. Quel quadro? Inconcepibile la mente umana, poi vabbè sarà che sono troppo raffinata, è possibile anche quello, però... Oh. Quindi lei ha visto questo quadro? Lei, signora, questo quadro lo ha visto. Ma se gliene sto parlando, ci sarà... Io l'avrò visto, no? Ma lei crede che io sia stupida per caso? Guardi, perché io non ho capito bene. Che lei sia stupida. Sa una cosa? Chiama il mio avvocato. Ok. E hai partecipato anche te al progetto, giusto? Sì, ok. Sono affari miei, quelli. Sono affari miei, sono affari di tutti, visto che è stato rubato un quadro. Non è un problema mio. Ah, non è un problema. Perché te non hai rubato, giusto? Dove me lo metto? Sotto la scella? Sì, eh? Un quadro grande così sotto la scena. L'ho osservato proprio, certo, l'ho guardato proprio io. Accidenti. Lei mi sembra una ragazza molto brillante, ecco. Non lo metto in dubbio. Non lo metto in dubbio, niente riguardante un quadro? Ma direi che no, in effetti anche guardando tra i miei appunti devo dire che non riesco proprio a spiegarmi come un quadro di questo scarso valore fosse essere stato rubato. Pensandoci un attimo, devo dire che, per esempio, nella cattedrale della nostra città, un reliquiario di una certa fondata, di una certa importanza, con lamine cesellate in bronzo, devo dire che avrà un valore molto maggiore. Una buona scelta, avrebbero optato su quello. Okay. E quindi lei ritiene che quel giorno non stava facendo niente, era a casa tranquilla? Certo, assolutamente. Studiava. Ma forse è uno di quelli del Viaggio del Barocco Albese? Sì, ok. E lei cosa ha fatto in questo progetto? Sì, ero con la mia compagna Federica ed eravamo alla chiesa di San Giuseppe, però non ho visto niente di questa storia. E descriveva per caso qualche quadro oppure... Che so.
altari, della chiesa in generale, ma non vede nessun quadro, non so di cosa stia parlando. Cosa? Mi sono trovato un quadro. Beh, questa non la sapevo. E lei è sospettata di aver rubato un quadro. Se ne rende conto? Cosa? Sì, sospettata. No, 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 non è possibile, no, io sono una brava persona, no, ma mi sta accusando. Io non sto accusando, signora, cioè, è tutto... No, 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 lei cosa ha fatto nel giorno 16 giugno? Mi racconti un po' la sua giornata. 16 giugno? Sì, esatto. Ah, sì, il tragetto, sì. Dico che c'era una ragazza veramente carina tra il pubblico. Penso che fosse comunque una ragazza riccia, quella lì che faceva quell'altra chiesa. Sì. E abbiamo presentato le nostre chiese, quella mia era la chiesa. Sì, questa era E poi... Quindi non ha avuto a che fare con il quadro? È stato rubato un quadro? Forse, ok. Non sono sicura sulla prima, e tanto meno sulla seconda. Lei è sicura di star bene? Sì, perché sì? No? Perché no? Questo è il primo. Sto zitto. E lui che è più strano, lo sa? Ah, io sono strano? No, e lei invece? No. No. Quindi lei faceva la guida in questo progetto, giusto? Sì. E cosa presentava? Una chiesa. Era molto colorata quella chiesa, mi è piaciuta molto. Quindi lei ha partecipato al progetto Viaggio del Marocco Base? Sì. E cosa ha fatto in questo progetto? In questo progetto ho spiegato la chiesa principale di Alba, il Duomo. Il dono di Alba. Sì. Quindi, facendo anche questa chiesa, avrà immagino visto il quadro di prete, o sbaglio? No, perché avevo un impegno, quindi sono scappata prima e al comune non sono passata. Non è passata, quindi lei non sapeva praticamente niente di questo quadro? Ben poco. Ben poco.